Ma questo è suo qua? Sì. Quando abbiamo chiesto, avete detto che qua era vostro, era un vostro fratello. Qua è pure vostro? Sì. Per tutta una cosa. Vedete che ora entrano. E passano tutto il terreno. Io ve lo dico prima, se c'è qualcosa... In che senso? Di qualcosa, di qualcosa? Se c'è qualche cosa nascosta, qualche arma, qualche pistola, qualche botto. Non c'è niente. Ragazzi, prego. E anche questa parte. Preparati, avete armi? No. Ma qua avete imballato armi, no? O no? Non ne sapete niente? Che cosa sai che sono? Questa è la forma di un calcio di fucile. Ah, preciso. Ancora qua c'è il coso dove c'è praticamente. Il letto. E che sagano? Che? È meglio che ti comporti da persona matura e che evite fare smontare una casa e di farci stare 4 ore anziché fare così e perdere. Se continui a fare così, vabbè. Comunque sei una persona che dentro c'ha l'involucro, delle armi. Queste sono armi. Queste sono fucili, sballate e sciati fuori. L'odio per fare, che cosa ci fai? La macchina di cucire? Non ho capito. E se troviamo quello che c'è là dentro, poi ti prendi le tue responsabilità. Senza se e senza ma, io te lo sto dicendo prima. Ancora sei in tempo. Questo? Questo è libero a vendere. Da boh, vai. Vai, modifichiamo. Il ritrovamento di un'arma e di munizioni di vario calibro spinge i cacciatori di Calabria a proseguire nella perquisizione. Raggiungono il terrazzo del caseggiato, un'area accessibile a tutti i condomini, ma di proprietà di due anziani coniugi. Signora, buongiorno. Che è successo? Io non ne ho usato una. Avete visto? Ci sono delle cattucce qui e c'è una pistola. Ma stiamo scherzando! Ma guardate, questi portavano... Mamma piccione! Non l'abbiamo messa noi, Aspetta così, mamma mia piccione! Bisogna ora capire se effettivamente l'arma è irriconducibile al proprietario di questa abitazione o se è un gesto posto in essere da persone che abitano dall'altra parte e quindi l'hanno messa qua al fine di non farsi attribuire la paternità dell'arma in possesso. Signora, è inutile che fate così. Ora cerchiamo di ricostruire i fatti come sono andati. Non è che così migliorate la situazione o cambia qualcosa. Dovete stare tranquilli. Noi non viene a nessuno, non lo so chi ha avuto accesso a questo, non lo so io. Adesso vengono i colleghi, fanno gli accertamenti del caso e poi vediamo come la cosa deve essere interpretata. I carabinieri riescono a rintracciare il fratello dell'uomo sottoposto a perquisizione. È un ex detenuto condannato per omicidio. È lui a possedere illegalmente la pistola ritrovata sul terrazzo. La tenevo per protezione, me lo avete credo. Protezione solamente, per proteggere la mia famiglia. Ho sbagliato, usaccio una cosa contro la legge, contro Stato. E mi assumo tutte le responsabilità. Però ti stai comportando da uomo, perché? No, perché io mi sono comportato sempre. Io, se posso... Ho commesso un omicidio nel 93, sono condannato in aria, l'ho pagato. Che cosa avete pagato? Ho pagato un omicidio.
facciamo salire 5 persone, facciamo fare un controllo qua a questa abitazione. Un attimo, dobbiamo posteggiare i soldi davanti a lei. Vostro marito deve venire con noi. Quindi ce lo dobbiamo portare e sicuramente verrà tratto in arresto. Ma per quanto? Non lo so per quanto, signora. Scusate. Il c'è la ciccio pure, va bene. Io non faccio niente. No, ma sentiamo. Affici, non saluto cosa. Va bene? Non lo può dire. Ma buono. Non lo può dire niente. Scusate, signore, scusate.